privati. È una questione aperta che ci rimanda al modello di welfare, sul suo finanziamento, sul suo legame con un'idea di sviluppo sociale ed economico più giusto e solidale. Queste sono questioni aperte che non ci impediscono però oggi di condividere e votare a favore della legge sul dopo di noi, perché è una legge che abbiamo contribuito con le altre forze politiche in una discussione importante, che abbiamo contribuito a definire nell'idea centrale. Chiudo. L'idea centrale è che la disabilità non può essere concentrata e separata. L'Istituto nega diritti umani delle persone perché le priva di identità, recide relazioni sociali, le allontana dagli affetti, vanifica diritti a partire dalla cura e mette addosso uno stigma inalienabile. La diversità è una ricchezza della comunità, il suo rispetto è un titolo di civiltà. Per questo votiamo a favore. Grazie. Grazie collega Nicchi. Adesso il collega Nizzi. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi è sicuramente caratterizzato, come è stato ampiamente dimostrato dal dibattito svolto prima in Commissione e poi in Aula, da un interesse e da una condivisione trasversale che deve essere sottolineata nella sua importanza e che si è tradotta in volontà politica precisa: dare per la prima volta sostanza ad una normativa che rechi con sé misure specifiche per le persone disabili prive di sostegno familiare, il Fondo Nazionale, il Trust, le facilitazioni fiscali. Se in Italia, così come la recente indagine dell'Istat, vivono 3.200.000 persone con disabilità e di queste circa 600.000 nella fascia di età da 0 a 64 anni hanno una disabilità grave certificata con la legge 104 e di queste ancora 260.000 vivono ancora con i genitori, che per fortuna ancora ad oggi sono la principale fonte di sostegno e di assistenza per queste persone e che spesso si trovano in età avanzata e una parte di queste perderà proprio i genitori nel prossimo futuro, in questo momento in Italia circa il 10% dei disabili vive da solo. Un riconoscimento importante questo, di questa legge, necessario, che arriva al termine di un lungo percorso, travagliato, tentato, senza vedere però la luce già nella scorsa legislatura. Sul tema della disabilità è stato riconosciuto anche in sede di discussione generale da diversi colleghi. L'Italia parte purtroppo da un forte ritardo, da una cronica mancanza di attenzione verso una riforma del welfare che tenga conto dell'attuale struttura sociale, delle esigenze di cura e benessere molto diverse rispetto a qualche decennio fa. Il modello di welfare italiano, incentrato sulla delega alle famiglie, è in profonda crisi, ora che i mutamenti sociali e demografici hanno stravolto i rapporti di cura che legavano in un circuito virtuoso di reciproca assistenza nonni, figli e nipoti. Non si riflette mai abbastanza sulle problematiche legate alla disabilità, concetto molto ampio che non ha ancora trovato una sua puntuale ed univoca definizione a livello internazionale. La politica per troppo tempo ha mancato di dare risposte concrete e tempestive, fuori da ogni retorica, alle migliaia di famiglie che con le loro uniche forze si fanno interamente carico dell'assistenza sotto tutti i punti di vista, i propri familiari disabili. Il vero e unico welfare in questi casi è solo unicamente la famiglia. Non può e non deve essere così. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare, frutto di 2 anni di gestazione, arriva sicuramente ridimensionato, specialmente nella sua dotazione di risorse. Capiamo, così come è stato ampiamente detto ieri, che lo Stato deve agire con ciò che ha, non con ciò che vorrebbe dare, e sicuramente le necessità sono tante. Però dal primo test ad oggi si è progressivamente ridotto il contributo che prevede lo Stato debba dare per finanziare questa legge. Oggi si parla di 57 milioni per 2016 e 66,8 milioni a regime dal 2017 in poi. È davvero poco se si considera che i comuni spendono circa 7 miliardi per la disabilità e quindi
e quindi circa 1,5 miliardi per i disabili di cui stiamo parlando nella legge. Noi oggi stiamo di fatto aggiungendo una cifra che si annunciava piena di velleità, ma che di fatto si è ridotta considerevolmente, perché si tratta soltanto di circa 70 milioni dal 17 in poi. Quindi è un peccato, un'occasione che poteva essere utilizzata meglio da parte della maggioranza, ma anche da parte del Governo. I toni trionfalistici alla vigilia lasciano il passo ad una dura realtà dei trasferimenti erariali ai comuni, che per il sociale hanno visto una netta diminuzione, così come avviene a partire dal 2011. E poi, peraltro, i comuni spesso devono patire queste diminuzioni anche mediante il vincolo del patto di stabilità, che impediscono loro di mettere in atto le misure che invece sarebbe utile mettessero in atto. Questo provvedimento è senza dubbio un segnale di speranza per le migliaia di famiglie, che si traduce in attenzione concreta per tutti coloro i quali si confrontano e vivono ogni giorno la disabilità e che devono, senza ulteriori ritardi, sentire il decisore politico vicino alle proprie stanze, con misure concrete, pratiche, di buon senso. Ci sembra che in questa direzione si muova questo provvedimento, anche se forse si poteva fare di più. È una fase fratta. Occorreva forse più coraggio, ma probabilmente questa che ci apprestiamo a votare oggi è la migliore soluzione possibile, nonostante tutto. Non deve restare però un provvedimento isolato, ma si deve inserire in un meccanismo che si traduca in misure strutturate, complesse e di facile attuazione. Abbiamo ieri votato contro l'articolo 2 solo esclusivamente perché abbiamo pensato che i tempi che sono previsti nella legge per l'applicazione, l'emanazione dell'EA e dell'ES e dell'EP non sono in linea, pensiamo che non si possa, entro i 6 mesi il Ministero possa emanare questi decreti attuativi. Noi lo speriamo tanto. Sarà fondamentale mantenere alta l'attenzione sullo stato di attuazione del testo che stiamo per votare, a partire proprio dalle campagne informatiche da attivare presso le aziende sanitarie locali, gli ospedali, i consultori, tra i medici in medicina generale e nelle farmacie, e soprattutto per quanto riguarda l'erogazione delle risorse, che ci auguriamo vivamente non si perdano nelle lungaggini burocratiche e non servano soprattutto alle istituzioni. Signor Presidente, le migliaia di famiglie che guardano il futuro dei propri figli e i parenti disabili chiedono da tempo la giusta e dovuta attenzione da parte della politica. Per tutte queste ragioni, annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. La ringrazio, deputato. E adesso chiede di intervenire la deputata Giulia Di Vita. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. La legge sul dopo di noi cerca di provvedere al futuro delle persone disabili quando rimangono sole. L'intento è buono, il problema è enorme, questo non lo nega nessuno. Il punto è che questa non è una legge sul dopo di noi, dovremmo piuttosto chiamarla nuovi strumenti per i privati. Come Movimento 5 Stelle ci siamo opposti fortemente ad alcune nette modifiche rispetto al testo base che secondo noi rappresenterebbero una pericolosa deriva in senso privatistico della legge, non curante oltretutto della normativa vigente in materia. Scusate colleghi, per favore. Grazie. Prego, deputato. In particolare i LEA, la legge 328 del 2000, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il programma da voi adottato di azione biennale per la promozione di